andare da Diego Fusaro a chiedergli se secondo lui, però, queste problematiche che abbiamo visto, compresa la capacità di ripulire alcuni quartieri, è un'impresa un in cui la Lega riuscirà in Emilia Romagna. Ma io non credo che si possa parlare in questo caso di Lega o non Lega, qui sono cose che vanno fatte comunque. Lasciatemi dire: l'Emilia Romagna è chiaro che è una regione dove tutto funziona egregiamente. Se si rischia di perdere la regione per le sinistre, non è perché non funzioni bene, ma perché le sinistre hanno smesso di rivolgersi al popolo e si rivolgono ad altri soggetti. E quindi il popolo si rivolge poi ad altre agenzie. Questo è il punto fondamentale. Sulle sardine, volevo dire ancora una cosa anch'io sì. per rimanere in ambito ittico: le sardine sì. hanno una specificità. Si a banchi seguendo le correnti e quando c'è un pesce grande eh, scappano e si dileguano, preferisco il, tonno che va con, il, il salmone pardon, che va contro corrente e depone le uova e quindi lascia qualcosa al futuro ma qui mentre ci si divide fra sardine a sinistra e gattini a destra gli squali della finanza si mangeranno il paese, questo è il vero <ride> dramma Bisogna, io sarei in piazza con le sardine se le sardine lottassero contro il capitale finanziario, contro il precariato per i diritti sociali e per il lavoro cioè eh. se facessero politiche Gramsciane, so che anche Cooper lo sarebbe Forse... d'accordo eh. su questo tema, cioè bisogna ripartire dalla identità di una classe operaia e di una classe lavoratrice, non Forse... bisogna rivolgersi sempre a soggetti altri Cioè la sinistra rischia di perdere in Emilia Romagna e perderà se continuerà a parlare di us soli e us culture, parli di diritti del lavoro, di classi lavoratrice potrà allora recuperare la sua credibilità Forse questo Diego, le sardine, la... le sardine ha ancora un po' di vaghezza programmatica che no, vedremo che direzione cosa. prenderà, sardine, Prego? Se fossero veramente un movimento antisistemico e io vorrei che lo fossero ma sì. se lo fossero realmente non verrebbero incensate urbi e torbi dal sistema mediatico e giornalistico verrebbero per così dire demonizzate come le giubbe gialle in Francia quindi è la prova Chiaro. che sono un prodotto del sistema non sono contro il sistema purtroppo Allora io aggiungo un ultimo elemento Diego voglio chiederti so che a te piacevano i 5 Stelle della prima ora no? la loro componente movimentista antisistema quelli di adesso ti piacciono? Ma ah, dunque, io mh, resto dell'idea che abbia dei meriti grandiosi il Movimento 5 Stelle, aver spezzato la dicotomia destra-sinistra, aver mobilitato il basso nazionale popolare contro l'alto. Ho il sospetto che in quest'ultima fase stia tradendo se stesso e addirittura stia imboccando una strada suicidaria. In fondo l'immagine di Beppe Grillo che con un'espressione di turpiloquio si rivolgeva un tempo criticamente mandando a quel paese l'elite e adesso a Napoli mandava a quel paese il popolo stesso del 5 Stelle. Evocativa di questa svolta metamorfica che ha portato il 5 Stelle a essere parte del sistema, del resto mentre era al governo, paradossalmente nel governo giallo-verde, poteva ancora essere antisistemico, perché quello era un governo pur con i suoi limiti con i suoi limiti era sgradito all'establishment sistemico. Ma sì. ora virare verso le sinistre odierne che sono quelle che hanno Tradito Gramsci e la classe lavoratrice sono le più sistemiche che vi sia, sono le sinistre liberiste, cosmopolite del più Europa e più mercato significa suicidare quell'anima buona che aveva il 5 Stelle, che era quella di critica rivoluzionaria rispetto all'esistente e rispetto alla dicotomia destra-sinistra. Quindi io ho il sospetto che il 5 Stelle eh, stia sbagliando linee. Avrebbe dovuto, a mio modesto parere, una volta che la Lega ha staccato inopinatamente la spina del governo. 5 Stelle e Lega, avrebbe sì. dovuto, a mio giudizio, anziché eh, decaffeinarsi spostandosi <ride> verso il PD e le sinistre fucsie, avrebbe dovuto cercare di fare una propria egemonia autonoma, mantenendosi esso stesso come solo partito antisistemico. Perché qui ormai si è riprodotta una ricaduta verso una sinistra cosmopolita e liberista mm -hmm. e sì. una destra sovranista Sussano, e liberista. Ma, non è, ma questo, Sussano, non è questo il progetto di. Una... di... Di Grillo, allora, però, siccome comanda Grillo, devo... non è questo il suo progetto. Sì, sì, devo interrompervi, ma, ma perché adesso abbiamo la pubblicità, che come che voi sapete, è suicidando. anche un Bimaior sì. rispetto a Grillo. Quindi noi andiamo Ubi un attimo in Maior. pubblicità e torniamo tra pochissimo, mi raccomando.